Siamo in compagnia della Presidente della Federalberghi, che è Turchetto di Caole. Sentiamo cosa ha da dirci per quanto riguarda le previsioni di questa stagione 2022. Direi che siamo molto ottimisti per quello che riguarda questa stagione. Abbiamo già avuto un primo assaggio, se così possiamo dire, durante il periodo delle vacanze pasquali, dove abbiamo riscontrato praticamente un pienone per quelle che erano le strutture ricettive aperte. E anche le previsioni su quelli che sono i mesi a venire sono molto buone. Naturalmente si prevede già un grande incremento per quello che riguarda il mese di giugno, grazie alle festività quali la Pentecoste e soprattutto il Corpus Domini, ma comunque mantengo un certo ottimismo anche per i mesi successivi. Quindi diciamo che è una stagione superiore a quella dell'anno scorso? Ma io me lo auguro, già eravamo felici diciamo all'inizio, alla fine della stagione 2021, perché ci ha sicuramente sorpresi rispetto a quelle che erano le nostre aspettative, quindi si spera sempre in meglio naturalmente. E con Jesolo come la vedete? Ma noi siamo partner di Jesolo, infatti oggi siamo qui tutti assieme come spiagge venete proprio per vedere qual è l'andamento generale, quindi non solo assieme agli amici jesolani, ma assieme a quelli di tutta la costa. E certo, ogni città ha le proprie peculiarità, ma ritengo che questa unione tra tutto il litorale sia fondamentale, perché è solo attraverso l'unione che possiamo portare temi avanti che poi sono comuni a tutti quanti i governatori. Grazie. Per la Nuova Venezia, Claudio Venello, Caorle.